la Juventus continua a riflettere in attesa di intervenire ancora sul mercato. Brutta notizia per Motta, il tecnico resta spiazzato. Rose e spine per la Juventus in questa primissima parte di stagione. Il club, finora, è riuscito ad acquistare elementi del calibro di Michele Di Gregorio, Kefren Turam e Douglas Luiz più un talento dal futuro assicurato come Vasilije Agic. Il cuore immediato in amichevole contro il Norimberga, però, ha sottolineato la necessità di intervenire ancora sul mercato, al fine di consegnare a Thiago Motta ulteriori colpi di qualità. Il preferito risponde al nome di Teuncup Meijers, tuttavia l'Atalanta non intende scendere sotto i 60 milioni. L'allenatore, in queste ore, ha poi dovuto fronteggiare un'altra notizia poco gradita. Fabio Miretti, infatti, ha rimediato un infortunio che lo costringerà a restare ai box per diverso tempo e a saltare la seconda parte della preparazione estiva. Il classe 2003, in particolare, si è dovuto fermare a causa di un trauma contusivo al piede destro. I successivi esami strumentali svolti presso il J Medical, spiega la Juve attraverso un bollettino medico pubblicato sui social, hanno fatto emergere una frattura composta del terzo cuneiforme. Le condizioni del 20enne verranno rivalutate dallo staff medico bianconero tra 15 giorni, con l'allenatore che spera di riaverlo a disposizione il prima possibile. Motta, infatti, ha chiesto al management della vecchia signora di stoppare la cessione del centrocampista ritenendolo quanto mai adatto al proprio stile di gioco. L'idea dell'ormai ex mister del Bologna è quella di impiegarlo nel suo ruolo più congeniale, ovvero quello di trequartista, in modo tale da sfruttarne i tempi di inserimento nell'area di rigore avversaria e la capacità di partecipare alla costruzione del gioco. Juventus, brutta notizia per Motta, il tecnico resta spiazzato. Ora resta da capire quando Miretti potrà ricominciare ad allenarsi. Non è da escludere che il periodo di stop duri almeno un mese. Si vedrà più avanti. La vecchia signora, dal canto suo, a breve, tornerà a bussare alla porta dell'Atalanta intensificando i contatti riguardanti Kop Meijers. La temporanea assenza di Miretti lascia un vuoto nel reparto mediano bianconero, che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli conta di colmare acquistando proprio l'olandese autore di 15 reti e 7 assist nelle 51 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione, centrare l'obiettivo, in ogni caso, non si preannuncia facile visto che la Dea, pur aprendo all'idea di farlo partire, non intende concedere sconti in fase di trattativa. Un ulteriore confronto tra le parti è atteso a stretto giro di posta. Giuntoli, che intanto ha messo sul piatto 45 milioni cash, nell'occasione proverà ad ottenere un corposo sconto facendo leva sulla volontà dell'ex AZ Alkmaar di trasferirsi quanto prima a Torino alla corte di Motta,